Indovinate dove? Non vi dico nulla perché tanto lo sapete. E forse in questo momento, ma non ne sono sicuro, fatemelo sapere voi, è l'unico momento in cui mi sta riuscendo, fare il video dalla parte qui del sole senza che mi si modifichi lo sguardo e mi diventi io sì. Almeno io spero, poi non lo so, magari il giudizio lo può dare Fabrizio Bentivoglio. Bentivoglio di cognome e di fatto. Grande Izio, vai Izio, a te la parola. Va bene, Simo, ma non ti preoccupare perché tanto l'abbiamo già notato che è colpa del sole. Sai quante volte mi è successo anche a me, che io volevo cercare di fare un video e purtroppo per colpa di questo maledetto sole che picchia dalla parte di qua il video è tutto rovinato e sciupato, come si dice dalle tue parti. Ah, bene, bene. Però sempre variante qui, sulla variante, la variante. È vero che sono belline le varianti. Guarda qui, quanta roba e quanto traffico che c'è qua. Tra l'altro è un traffico parecchio regolare, perché ci si scorre veramente bene. Tocca sana per i mezzi di soccorso, tutto. Anche a Milano ora vedo che c'è un bel traffico e lo può confermare anche il nostro carissimo sindaco Beppe Sala. Sì, è la verità che anche ora a Milano c'è questo traffico qui che è un traffico regolare, non c'è né una sola macchina e né che la strada è una maschera di macchine. L'unica cosa però è cercate di avere prudenza quando guidate, perché non è che se la strada è libera come l'aria potete andare sparati alla velocità di un proiettile, perché vi potete fare male anche voi stessi, perché non si sa mai se può entrarci qualcuno in strada. E adesso passiamo la parola al grande Stan Marsh. Avanti Marsh, avanti Marsh, detto in tutti i sensi. È vero ragazzi, non sarò tutta questa intelligenza, però è vero quello che Peppino Sala ha detto, guidare sempre con prudenza, ve lo dice uno scemo, anche se il traffico arriva, ora qui il traffico ora si sta un pochino più riespandendo, perché essendo finito il coronavirus, ora il traffico, la differenza che devo fare prima di più, purtroppo, anzi no, è per fortuna, ma per fortuna, perché così, vuol dire che il mondo è ripartito tutto, addio coronavirus, coronavirus, però ora siamo sulla variante qui, la variante Aurelia, che è una variante di quelle che esistono veramente. Bella questa battuta. Detto questo, io vi ringrazio a tutti, buona giornata e buon divertimento.